era doveroso partecipare a questa fiaccolata in onore di Serena Morricone e di Guglielmo. Sono 21 anni che Serena aspetta giustizia e soprattutto lo aspettava tanto Guglielmo. Speriamo che quest'estate esca la sentenza e che gli assassini di Serena vengano assicurati alla giustizia e buttassero le chiavi al mare, così non escono più dalle patrie galere. Io porto il saluto a tutta l'amministrazione comunale e mi corre l'obbligo di ringraziare il sindaco di Fontanalire per la presenza, Giambio Sarracco, che ogni volta che c'è una manifestazione in onore di Serena è sempre presente. Lo ringrazio di cuore, come ringrazio tutti i cittadini arcesi e tutta la famiglia Morricone. Era doveroso essere presente a questa iniziativa per ricordare Serena Morricone. Dopo 21 anni siamo fiduciosi e speriamo che si possa finalmente arrivare a conoscere la verità e ad avere giustizia. Io non ho molto da dire, se non siamo vicini qui alla Madonna Addolorata. Abbiamo appena raggiunto la piazza dopo la messa, e chi gradisce nello spirito di questa fiaccolata molto, come dire, discreta, delicata e religiosa alla memoria, e qualche pigliorina da poter fare anche a Serena, chi già l'ha fatta giù all'altra chiesa qui, e fra poco poi ci salutiamo, insomma, lo scopo era questo, di condividere questo momento così di silenzio e di ricordo di Serena. E vi siamo grati, vi ringraziamo, insomma, la vostra presenza. Ecco, noi siamo arrivati qui perché qui era il nostro obiettivo. Avete visto tutta la casa di Serena, Consuelo, papà e mamma qua giù, quindi vicinissimi di casa, e ci tenevamo a far modo da congiungere un po' l'itinerario che, come qualcuno ha già detto, un familiare che Serena faceva quotidianamente e che purtroppo da un giorno a un altro non ha potuto più fare. Ecco, questo è il nostro dolore inconsolabile dell'inconsolabile perdita. Però poi ci ha fatto piacere vedere tanta gente venire qui fino a Santa Maria, che abbastanza l'ho visto un po' duretta, però voleva avere proprio questo senso di questo accompagnare, ecco, in questa giornata i ricordi Serena in un modo più caro. E non so se ci siamo riusciti, ma era questo il nostro unico scopo. E anch'io ringrazio queste persone che hanno partecipato alla fiaccolata di questo pomeriggio, questa sera, e spero che tutti ricordino mia sorella non solo oggi, che è il 1° giugno, ma anche altre volte, sempre, perché Serena era una ragazza come tante altre. Tutti i giorni faceva il suo dovere e abitava nella casa qui ad Arce, e noi stiamo aspettando da tanto tempo di conoscere questa verità, aspettiamo giustizia. Serena è nei nostri cuori tutti i giorni, non solo oggi che è il 1° giugno.